Primo caffè al bancone, dopo tanto. Sì, sì, dopo tanto. Prima lo prendevo fuori, come tutti. È un momento carino, di relax, di non pensare a niente. Basta. Oggi, 1 giugno, torna anche in Abruzzo il rito del caffè al bancone del bar. Inoltre è possibile consumare all'interno delle attività, pur sempre nel rispetto delle regole. In attesa del 7 giugno, quando per la nostra regione scatterà la zona bianca, oltre al caffè al banco si può tornare a pranzare e a cenare all'interno dei locali. Resta invariato il numero delle persone, se non conviventi, massimo in 4, e mantenendo la distanza di sicurezza e la mascherina fino a quando ovviamente non si mangia. È un rito che torna, del quale abbiamo sentito tanto la mancanza, perché è un'abitudine a cui non riusciamo a fare a meno, almeno io che ho per una metà la napoletanità, per me era importante. Anche scambiare magari 4 chiacchiere, naturalmente rispettando le distanze, con gli amici e con gli stessi baristi. Sì, assolutamente sì. È una piccola pausa che, insomma, che ci mancava. Di 5 minuti, salutare a mio avviso è giusto, ci farà bene e ne sentivamo la mancanza. Il coprifuoco resta alle 23 fino al 7 giugno. Se l'Abruzzo entrerà in zona bianca, come tutti si augurano, in quella data sarà soppresso. Ci saranno maglie più larghe, ma rimarrà obbligatorio l'uso della mascherina, il distanziamento, l'igienizzazione delle mani e la sanificazione dei locali. Come è andato questo primo giorno del rito del caffè al bancone? Diciamo che ancora in pieno non abbiamo ricominciato, però è una bella sensazione sia per noi che siamo da questa parte, sia per il cliente che riprova questa bella sensazione di fermarsi quei 5 minuti e stare in tranquillità, prendere una pausa, la pausa caffè che avevamo perso perché purtroppo non era possibile. Molta gioia e soprattutto mette di buon umore sia noi che le persone, che i clienti che sono tornati. Certo, il rispetto delle regole, il distanziamento, cerchiamo di farlo mantenere anche nella distanza dei tavoli, o comunque cerchiamo di igienizzare quanto più possibile. E il nostro impegno ce lo mettiamo, l'impegno dei clienti c'è. Primo caffè di oggi a che ora? 6:15. Sì, perché sono uscite alle 6:14, ritengo un minuto alla vecchia. E sono entrato, tra parentesi, quello lì non sapeva nemmeno che oggi si poteva prendere al bancone. Addirittura. Mi ha detto: esci fuori e che siete? Quindi è lei a dire al barista: guarda che da oggi si può prendere al bancone. Non è che lo sapevano tutti, perché non hanno mandato i PDF, le cose, non hanno fatto nulla. Questo per farti capire come stiamo organizzati. Buona giornata, ragazzi. Buona giornata.